Un caro saluto a tutti gli amici di Radioblog, grazie per questa opportunità. Oggi vado a presentarvi il mio primo romanzo dopo tre sillogi poetiche. Questo romanzo si intitola E le stelle brillano ancora, disponibile su Amazon e poi in seguito anche su altri store online. È un romanzo che definisco di riconciliazione, una riconciliazione che avviene con se stessi, con gli errori fatti nel passato, ma anche nel presente, con chi magari ci ha nascosto delle cose importanti in un passato che torna a tormentarci. Un paese immerso nella natura, un passato difficile, un forte legame che proietta ombre misteriose dietro di sé, ma direi che il nucleo centrale è proprio l'amore, quello forte e duraturo che hanno i legami veri. La storia di due protagoniste importanti, due donne, una nonna, Hildegard, tutto un pezzo, energica e combattiva, che vive in una fattoria nel Mecklenburg, siamo nei pressi di Schwerin, circa nella Germania del Nord, e Elsa, una ragazza testarda, molto dolce, un avvocato reduce da una storia finita male e che arriva dalla nonna che non vede da molto tempo. Ecco, loro due sono le due principali protagoniste, quindi Hildegard che vive in questa città, in questo paese tedesco che porta avanti la fattoria di famiglia e dall'altra Elsa. Quindi da una parte troviamo il passato che è rappresentato da nonna Hildegard che è un tema fondamentale perché si parla del muro di Berlino, dell'est e dell'ovest e nei capitoli dedicati proprio a questo è il personaggio di Nonna Hildegard che ci racconta in prima persona dei precisi particolari e racconta anche a sua nipote che vuole capire meglio come si sia svolta la sua infanzia e la sua preadolescenza. Elsa invece rappresenta il presente. C'è un filone narrativo che si dipana lungo i capitoli, vede poi altri personaggi immergersi nelle storie, ad esempio Thomas, un ragazzo all'inizio un po' rudo, un po' burbero, ma che poi invece verrà tra virgolette addolcito da Elsa e poi l'antagonista della storia, Ludwig, un uomo che deve fare i conti un po' con Hildegard e con il passato stesso. La natura è anche un altro tema chiave che si lega un po' all'aspetto poetico del romanzo, la natura che descrive i momenti della giornata hanno un po' un sapore poetico, come se la natura modificasse gli stati d'animo dei personaggi, che li aiuta a rasserenarsi o quasi a voler essere solidale, dall'altra si fa un po' tetra anche nei momenti cupi che vivono. Quindi direi che in questo romanzo si parla sì di sentimenti, ma anche di legami forti, quelli che scavano dentro di noi per restarci fino alla fine. Ecco, l'intento è quello di trasmettere al lettore la forza incastrata nelle pieghe dell'amore incondizionato, quello legato alle persone care. Io ringrazio l'opportunità che Radioblog mi ha dato e a tutti voi un caro saluto. Ve lo ricordo, E le stelle brillano ancora, il romanzo disponibile su Amazon e poi in seguito anche in altri store online.